Faustino Asprilla è un ex giocatore del Parma, colombiano, che arrivò nella nostra città a inizio anni 90. Giocò nei tempi d'oro della nostra squadra. In Italia l'abbiamo imparato ad apprezzare sia dentro che fuori dal campo. La palla per Melli, tocco per Aspria, tiro a rete, incredibile gol di Faustino Aspria. Orrendi insulti da parte dei tifosi avversari dell'Atalanta, perché insultano Asprilla, ma non solo per il suo modo di giocare, ma bensì per il suo colore della pelle. Ma attenzione perché è un'altra azione del Parma, Asprilla, ne salta uno, messo giù, al limite dell'area, punizione per il Parma. Ma come ha sei toccato? Attenzione, punizione battuta fuori. Con questo si conclude la partita, vittoria per il Parma, ma grande sconfitta per il calcio italiano. Restituisco la linea in studio a Ilaria. Grazie Edoardo, do la linea a Luca Larsson con Faustino. Fai schifo! Grazie mille Ilaria. Allora Faustino, tu cosa ne pensi dei cori razzisti nei tuoi confronti da parte della tifoseria avversaria? Beh, sentivo i boo, però io pensavo solo a giocare. Poi, se uno fa boo, sono affari suoi, non miei. Ed è tornato a vivere in Colombia. Con la sua famiglia sta pranzando e un giorno succede un grave episodio. Alla casa di Asprilla si sente bussare alla porta. Pagherò presto, per ora sono aperto per la mia famiglia e andate via. Paga quanto richiesto, altrimenti ammazziamo tutti. Partendo dalla tua famiglia, andate fino all'ultimo dei tuoi impiegati. Oh, sta attento. Andate via. Ti chiamate Scagnozzi. Andate via. Passare la mia terra. Sono vittima di un'escursione e mi hanno minacciati per questo ho preso la decisione di lasciare il tuo. Dedicato la vita a l'estero a rap presentare il mio paese, a dare gioia al mio paese. Ed ora che posso recuperare con i miei cari, sono costretto ad uscire da una porta sul retro. Perché è stato un personaggio molto importante per la città di Parma e che i tifosi hanno imparato ad apprezzare. Grazie al Parma FC per averci dato la possibilità di svolgere il progetto Calcio Story in tutte le sue fasi. Un ringraziamento va anche alla Lega Calcio Serie A, la WIS Parma e il Liceo Bertolucci.